sera sapete che parliamo di alchimia, parliamo del titolo della serata è Dall'anima della pietra alla pietra filosofale. E parlando di alchimia io vi introduco, sarò presente solo per questa introduzione, poi lascerò la parola appunto a Rossana Beccarelli, medico, antropologo, direttore sanitario di San Giovanni Vecchio, a Bruno Zese, biologo e alchimista, e a Alessandro Neri, Rodolfo Alessandro Neri, medico e studioso e traduttore di libri antichi di alchimia, che dopo è scrittore, infatti presenterà anche il suo libro Alchimia. Ma parlando di alchimia io vi leggerò due storiette, due storie sull'alchimia delle persone, sull'alchimia tra le persone. Fa caldo nella stiva di metallo spersa da qualche parte in mezzo al mare. I pochi boccaporti aperti non riescono a far passare la brezza e l'aria è pesante, umida e rovente. Accalcati sotto coperta uomini, anche donne e qualche bambino. Stanno affrontando questo viaggio carico di speranza per provare a vedere se sull'altra riva ci sarà quell'occasione che è stata loro negata in patria. Hanno investito i risparmi, fatto lunghi viaggi via terra per arrivare ai porti da cui sono partiti, con addosso poche cose che posseggono e in tasca gli ultimi soldi per cavarsela una volta arrivati. Pochi sanno leggere e quasi nessuno ha qualcosa da leggere. Il tempo passa parlando, raccontandosi le vite, ma soprattutto le speranze, i sogni, dove andranno una volta sbarcati, se dall'altra parte, per i più fortunati, c'è qualcuno che li aspetta. A un certo punto qualcuno inizia a cantare, il cuore allora si scalda e tanti si uniscono. Intorno a quel semplice motivo che ricorda casa, l'orizzonte nativo che hanno dovuto abbandonare, i familiari che hanno visti partire trattenendo le lacrime. Dopo pochi istanti tutti stanno cantando il loro inno, Fratelli d'Italia. Tra poco si vedrà Ellis Island, poi il disprezzo di chi vede arrivare quei piccoli ometti scuri, tutti mafiosi e puzzolenti, e pensa che non porteranno nulla di buono. Era un secolo fa, ce lo siamo già dimenticato. Onore a mio nonno, che era in quella stiva e non ha mai dato retta ai pregiudizi. E ringrazio Paolo, nipote e memoria del nonno della stiva, scrittore delle righe che vi ho appena letto. L'altra storia. Arrivo a Torino, stanco per il viaggio, con la speranza di un futuro migliore. Trovi un cartello con scritto non si affitta ai meridionali, perché sono sporchi. Scopri che nella vecchia capitale sabauda i bagni sono sul ballatoio, in comune, e tu, a casa, in Sicilia, avevi un bagno dentro, tutto tuo, dentro la casa. I Napoli sono tutti ignoranti. Tu parli italiano e ti accorgi che qui tutti parlano solo il dialetto e tu cerchi di capire, intanto abbandoni il tuo dialetto per paura di essere emarginato. Anno 1951, mio papà Samuele e mio nonno Calogero, di professione sardi. Mio nonno non l'ho mai conosciuto, ma so come ha educato mio papà, persona semplice, mite e rispettosa. Diventato, dopo un viaggio in treno, un ignorante e sporco meridionale. Ringrazio Samuele, mio papà, e il suo amico Tunin, e nonno di Antonella, mia moglie, piemontese da generazioni. Passavano lunghe ore insieme, sorridenti e in silenzio. Possiamo non riflettere sui nostri comportamenti, sul fatto che siamo così facilmente
inclini all'oblio e facilmente anche preda di sentimenti così viscerali che ci impediscono di riconoscere nei nostri simili i nostri fratelli. Una lezione però che evidentemente dura da apprendere, perché ogni volta si ripresenta esattamente uguale. Non capita soltanto di questi giorni, e poi per il resto non è forse il tema della serata, ma le cose non sono esattamente come ci vengono raccontate, visto che abbiamo saputo che sulla tratta dei migranti si fanno dei lucrosissimi affari che servono per alimentare un flusso di denaro che va poi a sostenere le dittature dalle quali fuggono. Quindi, purtroppo, i meccanismi sono più complessi di quanto noi immaginiamo, e forse anche più complessi di quanto le nostre emozioni siano in grado di capire. Allora, passiamo a un altro tema. Credo di interpretare il sentimento di Alberto, perché se hai introdotto così non è soltanto perché è una notizia del giorno, ma perché questo ha molto a che vedere con il tema della serata. Nel senso che andare a cercare le ragioni profonde dei nostri sentimenti e delle nostre emozioni è forse il tema conduttore dell'alchimia. L'alchimia è all'origine della moderna chimica, però ha tutta un'altra caratteristica, tutta un altro sapore anche, e io ho poco alla volta imparato a conoscere che cos'è un alchimista a partire da un amico che è qui adesso accanto a me, Bruno Zese, che... No, io penso che tu sia un alchimista proprio perché alchimia è una ricerca. Quindi non esiste l'alchimia per i risultati, anzi direi proprio che è la contraddizione del risultato. La chimica è il risultato, l'alchimia è la ricerca, il processo che serve per approdare a delle nuove, a dei nuovi confini. Visto che qui c'è scritto una cosa molto bella, un confine è sempre una tentazione, e questo è proprio, credo, anche il tema conduttore di un alchimista. Un alchimista non fa che varcare continuamente confini e continuamente soglie, e quello che è il processo dell'alchimia procede con lui. La questione per cui stasera sono insieme Bruno Zese e Rodolfo Alessandro Neri è che l'alchimia si occupa di pietre. È proprio il tema, insomma, lo sapete che la parola chiave dell'alchimia è la pietra filosofale. E che cosa è la pietra filosofale? Magari poi nel corso della serata arriveremo anche forse a comprenderlo meglio. Ma per quale motivo ci si accanisce tanto con le pietre? E che cosa significa una pietra rispetto al nostro cammino? Allora, intanto le pietre sono per molte tradizioni all'origine dei corpi viventi, cioè la generazione della specie procede dalla semina delle pietre. Questa è una tradizione molto antica. Un'altra tradizione che conosciamo forse meglio è quella di Gesù Cristo, che dice a San Pietro, a Simone di Giovanni, gli dice: tu sei Pietro, cioè gli cambia il nome in quel momento, e su questa pietra costruirà la mia chiesa. E questa pietra è una cosa molto importante, e credo che alla fine concluderemo con un famoso passo del Vangelo a proposito di pietre, perché il tema della pietra pervade la tradizione, pervade il testo sacro. E dunque, per quale motivo l'alchimia è così legata alla pietra? Perché la pietra ha un'anima, come dice il titolo del libro di Rodolfo Alessandro Neri. Le pietre hanno un'anima perché in realtà il processo che l'alchimia intende fare è portare alla luce l'anima della pietra. Allora, la ricerca di Bruno Zese è partita da questo. In realtà la pietra altro non è che un agglomerato di terra. Nella nostra tradizione greca noi sappiamo di avere come riferimento quattro elementi: la terra, l'acqua, l'aria e il fuoco, e tutti questi quattro elementi entrano nell'alchimia, entrano nel processo alchemico,
ma vanno proprio ad incidere e a modificare la pietra. E per esempio una delle caratteristiche che ci colpisce di più nella trasformazione della pietra è passare da carbonio, cioè qualcosa di molto opaco, di molto ottuso, fino a quello che è il massimo di una pietra che per noi significa sfolgorio, scintillio, luce, come il diamante, che altro non è che carbonio trasformato. Quindi effettivamente l'idea che la pietra contenga in sé un'anima da purificare è anche nell'esperienza della nostra vita quotidiana. Siamo a Parigi nel 1890, a Belle Époque. Il dottor Lalande, che è questo signore barbuto, scrive questo libro, scrive questo articolo di Gamaes. Gamaes che sono, scrive un articolo molto dotto, grazie, un articolo molto dotto che ha dei riflessi mistici, magici, con dei frequenti richiami alla Cabala e che riguardano proprio queste figure. A me la cosa è intrigata subito, cioè pensare che lo spirito possa lasciare delle immagini a noi note ha fatto sì che iniziasse a cercarle. E allora da prima ho iniziato a trovare delle piccole tracce, addirittura proprio quasi insignificanti. Qui per esempio ho identificato una F di cui non si capisce molto bene, all'inizio ho trovato solo proprio delle erosioni, questa mi ha ricordato una S e direi che è stato poi proprio un crescendo, perché da prima ho trovato delle immagini che erano veramente molto molto semplici e man mano che facevo questo percorso, man mano che trovavo delle immagini sempre più complicate, ho cominciato a pensare che Lalande fosse stato impressionato perché il suo problema era: è un caso che si trovino queste figure o davvero dal mondo spirituale qualcuno cerca di mandare dei messaggi? Ora, la situazione da un punto di vista proprio emotivo non fa neanche non è neanche poi così strana, perché per esempio gli psichiatri fanno vedere delle macchie e dicono: dimmi che cosa vedi in questa macchia, e tutti ci vedono delle cose differenti. Però quando ho presentato questo libro, lo Salone del Libro, ho voluto con me gli psichiatri, proprio perché ho voluto affrontare con loro la tematica, e mi sono chiesto se le vedevo solo io, se era una mia immaginazione o se era qualcosa che poteva essere condiviso. Ho cominciato a trovare dei numeri, questo è un 70, è chiaramente un 70, quale sia il significato non ve lo so dire, però sono delle erosioni che si sono formate o per caso, oppure, secondo Lalande, lo spirito vuole comunicare qualcosa, vuole lasciare degli ierogrammi, lui li definisce ierogrammi, e la cui definizione sono graffiti di Dio, proprio per sottolineare il suo pensiero. Quindi, ripeto, io dico cosa diceva Lalande e, ripercorrendo il suo pensiero, mostro delle immagini che ho trovato che sono molto intriganti. Qua ho trovato una piastrella con dentro un La, può essere una nota musicale, può essere un'indicazione di luogo, però che ci sia una L, che ci siano una A, su questo proprio non ci piove. Ovviamente sono stato incuriosito e camminavo sempre più con la testa, con lo sguardo a terra, perché dicevo, di tanto in tanto vedevo proprio delle cose che erano veramente troppo, troppo intriganti. E per esempio queste figure le ho trovate spessissimo nei marmi. Questo è un bar in cui vado a fare colazione, a un certo punto si alternano su questo bancone decine e decine di persone tutti i giorni, e un giorno mi sono sentito osservato, e se voi guardate bene, notate questa figura non l'aveva vista neanche la proprietaria del bar a cui gliel'ho fatta notare. Questa sembra veramente un volto, sembra un viso deforme, perché poi Lalande tra l'altro spiega anche che in qualche modo il raggio luminoso che viaggia nella dimensione spirituale e risulta poi deformato sulla superficie su cui si trova, su cui si viene a trovare, con un'immagine che può essere paragonata a quella che si proietta su una lastra fotografica
che è posizionata storta rispetto all'obiettivo. Ovviamente siamo nel 1890, c'erano le prime macchine fotografiche con i tempi di posa lunghissimi, e quando vedeva queste immagini probabilmente ha immaginato un discorso appunto di tipo impressionistico, di una lastra che viene impressionata da un raggio luminoso. Tra l'altro il lavoro di Lalande l'ho tradotto ed è pubblicato in appendice al libro. Andando avanti ho cominciato a trovare delle figure via via più complesse. Qui ero in una stazione in coda per fare il biglietto del treno, butto l'occhio a terra e mi salta fuori quella figurina lì. Ora, che ci siano delle venature del marmo che a un certo punto si organizzano, chiaramente quello che ci tengo a precisare, non l'ho fatto prima, le mie fotografie non sono assolutamente toccate con dei programmi di grafica. Sono, tra l'altro, do anche le indicazioni dove queste si trovano, chiunque può partire e andarsele a vedere perché poi sono anche carine. Qui addirittura c'è proprio una figura pressoché completa, riconosciamo un'immagine che ricorda una testa, c'è un occhio, c'è un corpetto che ricorda proprio una figura antropomorfa. Questo è un po' una curiosità su cui voglio sorvolare. In ogni caso, scusate, passo qua davanti, molte sono le figure dei marmi vagamente antropomorfe. Qui riconosciamo una testa, mi ha incuriosito perché ci sono due appendici che sembrano due gambe e ha in testa sembra avere un berrettino, non sembra un animaletto, me lo sono fotografato. La sera a casa mi riguardo la fotografia e noto un particolare che è curiosissimo, per essere delle venature del marmo assolutamente disorganizzate, al collo c'è scritto SOS. E con una definizione che ha, secondo me, dell'incredibile. La domanda che per tutto il lavoro si pone Lalande, dandosi poi una risposta negativa, cosa che io non sono in grado di dare, se è frutto del caso o se c'è una qualche volontà intelligente di comunicarci qualcosa. E non lo so se è frutto del caso. Un critico ha detto che questa potrebbe diventare poi in futuro una nuova forma d'arte, quella di andare a individuare nei marmi, nei legni, nel tutto quello che è organico, perché per l'alchimista anche il marmo è organico, è vivo, è vitale, e andare a individuare quelli che sono dei disegni e delle forme note. Questa qua è la stessa testa di prima, qui c'era quell'animaletto, l'abbiamo solo ruotato di 90 gradi, e vado a esaminare questa parte qui, questo solo per darvi l'idea come su una lastra di marmo ci possano essere tanti e tali disegni che possono colpire la fantasia dell'individuo. Qui per esempio sembra di individuare qualcuno sdraiato, appostato su una roccia che io poi gli ho attribuito dei falsi colori per poter evidenziare al meglio quella fotografia. In un'ottica di corporificazione dello spirito si potrebbe pensare appunto che c'è qualche volontà occulta di dimostrarsi determinate cose, come appunto ho fatto con questa immagine successiva in cui ho attribuito dei colori per far risaltare di più la figura. Ovviamente a fare questo lavoro io mi divertivo, perché diventa poi quasi come un gioco, no? Trovare delle forme note in mezzo a un caos di venature del marmo. E poi andando avanti però le cose hanno cominciato a complicarsi un pochettino. Decido di scrivere un libro, ricevo un cranio, ho scritto il libro Il cranio, il cristallo e la luna piena, un testo che parla di reincarnazione. Un giorno vado in una chiesa, guardo quella colonna che è lì davanti a noi e resto stupefatto perché là su in cima c'è un cranio con un berretto da prete sulla testa ed è un cranio abbastanza ben visibile. Purtroppo la definizione non è altissima perché anche c'è poca luce, però c'è qui sotto una montagna in cui si riconoscono numerosissime immagini che ricordano un cranio. Nelle chiese ho trovato sui marmi molte croci, lì nella sinistra c'è una croce abbastanza ben disegnata. Purtroppo mi trovo magari a vedere queste figure in chiese in cui non torno poi abitualmente, per cui devo stare attento magari durante la cerimonia. A volte come accostando delle piastrelle si possa vedere la formazione di immagini che ricordano un volto che guarda con aria ispirata. E questo nei secoli scorsi poteva essere sicuramente fonte di riflessione.
Questa è la, praticamente sono le considerazioni iniziali dei Boy Scout, i quali dicono: durante il vostro passaggio, dovunque voi andiate, lasciate una traccia. Noi nella nostra vita, dovunque si vada, lasciamo una traccia. E siccome l'alchimista ritiene che il mondo spirituale sia animato, sostiene che tutti intorno a noi esistono delle tracce. Vengono lasciate delle tracce che noi dobbiamo e possiamo tranquillamente riconoscere. Per esempio, in questa, se voi guardate bene, anche in questa fotofigura qui, c'è un marmo con le solite venature ampiamente disorganizzate, che a un certo punto si organizzano e danno luogo a due figure in cui si possono riconoscere una figura maschile ed una femminile. La figura maschile, tra l'altro dico delle cose, se volete interrompermi a un certo punto interrompetemi pure se non la vedete o se le vedete poco chiare. La figura maschile rimane in basso sulla destra, ha in testa un berrettino, mentre la figura femminile ha in testa una veletta. Qui mi sono divertito a descrivere in pratica il mercurio, la componente femminile della preparazione per la pietra filosofale, e lo zolfo, una figura maschile e una femminile. Questa potrebbe essere una traccia che viene lasciata proprio in virtù di questa preparazione. Perché, per esempio, nei testi di alchimia, come vedremo tra un pochino, ci sono molte immagini che ricordano. Ecco, questo è chiaramente un profilo maschile, e accanto a un profilo, direi, femminile. Queste sono sempre considerazioni mie che ritrovo. Siccome queste figure, come tutte le figure grafiche, hanno una loro energia, l'alchimista dice che, e non solo l'alchimista, che certe figure emettono una notevole energia, e siccome sono modellate da delle correnti spirituali, è possibile che nell'altra dimensione ci siano delle figure, delle personalità, delle entità che sono negative e diano luogo a delle forme che sono fastidiose. Ci sono delle figure che hanno un'energia talmente negativa, dice Hattori nel suo bel libro Il laboratorio alchemico, che disturbano. Ci sono delle immagini che disturbano anche tanto. Addirittura avevano trovato delle forme che hanno dovuto rompere, eppure rotte, continuavano ad emettere. A me è successo che una sera, uscendo da un locale, questo sono in compagnia con altre persone, ho visto per terra quell'immagine, l'ho fotografata al volo e il giorno dopo sono tornato a vederlo. Di nuovo ho trovato nel cemento questo volto. Questo è chiaramente un volto, perché man mano che facevo quel percorso cominciavo a trovare delle immagini sempre più, come dicevo, raffinate, sempre più intriganti. Sembrava quasi che ci rincorressimo e che facessero gara a farsi vedere. Questa immagine sono tornato poi a fotografarlo dopo qualche tempo, vi assicuro che non ho avuto il coraggio di tenerla nel monitor, perché aveva assunto delle caratteristiche veramente impressionanti. Era una forma che disturbava in una maniera incredibile, addirittura aveva mutato proprio l'espressione, un'espressione fastidiosa, cattiva, e ho proprio voluto toglierla perché non mi piaceva mostrarla. Più di una persona è stata disturbata da quell'immagine. Questo è un fazzolettino alla destra che una ragazza, mentre camminava, ha buttato per terra e in un giorno che pioveva. L'ho proprio visto modellarsi sotto i miei occhi ad assumere quella forma lì. Ero in corso Val d'Occo, mi sono fermato in mezzo alla strada e ho fatto che fotografarlo. Ho poi notato che molto della nostra materia tende ad antropomorfizzarsi, tende ad assumere un aspetto antropomorfo. Questo è un pezzettino di carta che ho trovato lì per terra, che mi è piaciuto perché ha un'aria così un po' stralunata. Ora ditemi voi se non è strana come immagine. Come questa ne ho trovati veramente tanti. Un altro l'ho trovato qualche tempo dopo. Ecco, ho cominciato. Praticamente succedeva questo. Io ho l'idea che, come tutte le forme, siccome l'alchimista dice che emettono energia, in qualche modo sono
abbiamo delle antenne che ci portano a sensibilizzarci verso una determinata manifestazione, per cui più ce n'è, più ne troviamo e via via troviamo delle cose sempre più interessanti. Quindi questo non è nient'altro che un pezzettino di carta, io stavo parlando, ero in un crocchio con delle altre persone, tiro fuori il cellulare perché purtroppo non sempre ho la macchina fotografica dietro e ho fatto che fotografarlo, perché normalmente poi mi rendo conto della stranezza e per certi versi anche della bellezza artistica di certe immagini solo riguardandole poi il giorno dopo al computer. Chiedo scusa solo un attimo, ecco, perché sennò qui. Come dicevo, queste sono piccole macchie, sul terreno hanno tutti un che di vagamente antropomorfo, un che di vagamente umanoide, e queste le documentate solo così per cercare di documentare il fenomeno. Ne ho trovate veramente tante, e tutte sembrano quei volti che mettono sulle monete. Chiaramente sono sempre stato abbastanza scettico, guardavo, dicevo sì, la mia fantasia lavora, però poi dal confronto anche con altre persone in effetti erano tutti quanti abbastanza interessati a questo tipo di manifestazione, a questo tipo di composizione della struttura, che capita nelle macchie più assurde, macchie sui vetri. Questo sembra quasi un profilo greco, ritoccandolo solo, provando solo a ripartarlo, mettendolo a confronto, si può notare la manifestazione. Per esempio questa, voi vedete sulla destra, questa qua è un'immagine che ho trovato qui a Chieri, ero in coda in farmacia dove c'è il bar nazionale, andando giù verso l'arco, sulla sinistra a un certo punto c'è una farmacia, ero in coda, pioveva e ero fuori dalla farmacia l'inverno e dovevamo prendere i farmaci anti-influenzali. A un certo punto vedo quell'immagine che è sulla destra che mi ispira, tiro fuori il cellulare, fotografo, ovviamente la gente intorno a me si guarda un po' incuriosita, guarda cosa sto fotografando, non capisce. La sera me lo guardo poi a casa e dico, beh sì, in effetti c'è un profilo, c'è un po', sembra un naso, una bocca, così. Ragionando da radiologo dico, proviamo a invertire l'immagine, guardate sulla sinistra che cosa salta fuori. Non ho fatto nient'altro che invertire l'immagine e salta fuori un viso che sembra quasi un nobile. Sempre sotto l'azione dello spirito, come si modellano delle immagini nel marmo, come certe delle nature possono assumere determinati contorni. Questa è una muffa su un muro che è rimasta tale da almeno 2 anni, e avvicinandomi, fotografandola in primo piano così, sembra quasi un cameo. C'è chiaramente un bel viso, un viso sembra di una ragazza ed è un viso veramente bello. Allora io ho anche ipotizzato, l'ho anche scritto, che l'uomo abbia, di queste immagini si possono formare chiaramente per caso, lasciamo stare lo spirito, lasciamo stare tante cose per chi non ha voglia di andarsi a impiegare con certi tipi di discorsi, però queste immagini è indubbio che ci sono, e che l'uomo possa avere imparato a disegnare osservando la natura, però poi la cosa si è ulteriormente complicata. Questo è il giallo, mi pare, o il gesso. Esco, vado a recuperare il carrello, vedo questa macchia sul muro, fermi tutti, mi fermo un attimo, tiro fuori la macchina fotografica e fotografo quella macchia, poi tiro di vita, anche lì la gente va a guardare, guarda un po', e guardate che cosa si affaccia dentro quella macchia. Purtroppo la definizione non è altissima, io spero che si possa cogliere, adesso che faccio vedere un ingrandimento, sembra quasi un volto che si affaccia, sembra quasi un bimbetto che curioso, fra 2 anni che si affaccia e butta un occhio. Ho poi capito anche una cosa, che tante immagini possono sfuggire per il semplice fatto che se noi le guardiamo in un certo modo sembrano una rana, basta girarlo e sembra un cavallo. E questa è la stessa immagine di prima, ecco, ci sono delle illusioni ottiche, a volte il messaggio può anche non essere colto. Ed è il caso dell'immagine che vi farò vedere, perché appunto qui stavo crescendo da un certo punto di vista,
stavo crescendo, nel senso che avevo affinato ulteriormente la... Purtroppo questo coso va un po' per i fatti suoi. Vi chiedo scusa, no, dovete... Sto solo cercando di condurvi nel meccanismo come è successo a me. Stavo guardando questa macchia sul muro, non so perché mi è venuto di fotografarla. E la sera riguardo questa immagine dico, ma sì, sembra un volto, c'è una sorta di bocca, ci sono due occhi così, però non mi dice niente, assolutamente, non mi dice niente. Però provo, proprio perché mi era capitato sott'occhio quell'immagine della rana, dico, proviamo a invertire l'immagine. E ruoto di 180 gradi l'immagine, e dentro ho una sorpresa incredibile, perché veramente qui comincio a dirmi che se sono se è un'immagine frutto di un caso, allora ecco, guardate che cosa c'è dentro. Dentro c'è un viso disegnato molto bene con la barba. Tra l'altro io in quei giorni sto traducendo un libro di Papus, sui tarocchi, sull'alchimia, una scelata nei tarocchi. Questo, attribuendo dei falsi colori, mi salta fuori, ecco, questo è il volto esattamente com'è. Attribuendo dei falsi colori, dentro quella macchia di muffa c'è questo volto, che andandolo a paragonare con quello di Papus, direi che sono sostanzialmente sovrapponibili. Vado avanti a fotografare e comincio a rileggermi cosa dice la Land sulla corporificazione dello spirito. Vabbè, questo è una cosa lì, il primo missile che è stato lanciato sulla Libia, la foto della stampa e il fumo che lascia il missile, combinazione, ricorda moltissimo Paperone Paperone con un richiamo al denaro, quasi a voler dire che queste immagini, che queste operazioni riguardano soprattutto. Ecco. Nel frattempo trovo questo foglio di Leonardo che ha scritto il libro di pittura, che certe macchie stimolano il pittore a riconoscere anche nelle macchie confuse sui muri le figure di nubi, tempeste e altri fenomeni meteorologici. Quindi il fenomeno era noto. E aveva sicuramente la valenza artistica di noti pittori. Queste sono immagini che allora a un certo punto ho cominciato a trovare e ho detto, qui ho deciso di scrivere poi il libro. E per scrivere questo libro ho voluto legare il mio nome negli ultimi due ospedali dove ho lavorato, perché sapevo che dopo avrei smesso di lavorare per motivi di età, e ho detto, voglio legare il mio nome a delle figure che trovo via via più belle. E in effetti ho iniziato a vedere delle figure che secondo me sono quasi delle mezze opere d'arte e a un certo punto viene quasi da chiedersi se è frutto o meno del caso. Questa per esempio è un'immagine che è su un gradino che ho intitolato Aiutati che il Celta aiuta. Sono delle venature del marmo che a un certo punto si organizzano e danno luogo a quella figura antropomorfa che secondo me potrebbe ricordare l'elevazione spirituale dell'uomo, l'uomo che tende a crescere spiritualmente, chiede aiuto alla divinità, solleva un braccio, vuole essere innalzato, ma ci sono tutti i piaceri terreni, tutto quello che può gratificarlo, che sono un'ancora. E ai piedi, questa piccola figura che si è formata spontaneamente nel marmo o sotto l'influsso di qualche azione spirituale, ha disegnato perfettamente un'ancora. E qua mi sono divertito a colorarlo perché penso, ho scritto appunto, che potrebbe essere che l'uomo, vedendo queste figure, abbia avuto lo stimolo a disegnare. Questo sembra quasi un quadro di Chagall, non ho fatto altro che mettere quattro colori in croce. Potrebbe essere utilizzato per un logo, non so, per una scuola di subacquea, potrebbe essere utilizzato in vari modi. Tra l'altro ero stato contattato per mettere sulle magliette, per stampare tutta una serie di oggettistica e mettere su delle magliette, così. Per arrivare poi al culmine, questo è il corridoio dell'ospedale di Chieri, che l'ho definito quasi una pinacoteca lapidea, perché in questo breve corridoio ci sono delle figure che hanno dell'incredibile. Allora, rispetto alle prime che abbiamo visto, qui c'è stato proprio un salto di
di qualità incredibile. Innanzitutto ho trovato il simbolo del mercurio. Il simbolo del mercurio, come si trova in tutti i testi di alchimia, in tutti i testi di alchimia lo potete vedere ai lati, dal libro delle figure geoglifiche di Flamel, e sotto quelle figure che vedete sono tratte da un libro di magia del 1200. Ci sono delle corrispondenze che hanno dell'incredibile. Innanzitutto le corna lunari sul capo, scusate, questo viaggio per i fatti suoi, ci sono le corna lunari sul capo, la coda e sotto quella grande S che vuole rappresentare lo zolfo, il simbolo dello zolfo, cioè il mago, quello sarebbe praticamente il geoglifico del mago, che domina lo zolfo corporale, la parte terrestre del nostro corpo fisico, e viene dominata dal suo spirito. Questa è un'altra figura che secondo me, per essere una venatura spontanea, ha dell'incredibile. Questo è un viso che l'ho definito dell'alchimista, perché se uno avesse voluto disegnare un ritratto concentrato con tutte le caratteristiche di una persona che studia l'alchimia, avrebbe potuto benissimo fare una cosa di questo genere. Innanzitutto vedete che ha gli occhiali. In tutti i testi di alchimia c'è scritto che chi vuole fare l'oro deve guardare la natura con dei buoni occhiali. Chi vuole compiere la grande opera deve guardare la natura con dei buoni occhiali. E c'è questa bellissima stampa del 1500 del Meyer che rappresenta l'alchimista. L'alchimista che segue madre natura deve essere illuminato, quindi deve avere la sua lampada, deve mettere esattamente i piedi dove li mette madre natura, che è vestitissima e deve essere svelata, e poi deve guardarla con dei buoni occhiali. Dei buoni occhiali che la nostra figura del marmo ce l'ha, ma non sono degli occhiali normali, sono una G e una O. L'alchimista, dicono, che deve compiere la grande opera. E qui abbiamo proprio un viso, chiaramente riconoscibile, con una G e una O perfettamente riconoscibili. Se poi voi guardate in basso a destra, sembra quasi quei quadri I Want You, c'è una mano che viene fuori, quel pallino nero in basso a destra è un artefatto, ma sembra quasi che voglia mostrarci qualcosa, sembra quasi che voglia tenere in mano qualcosa che sembra una pietra, non so se riuscite ad apprezzarlo, se riuscite a vederlo. E poi il pezzo forte del marmo dell'ospedale di Chieri, che veramente è una cosa incredibile, questa è la statua di Nefertiti che si trova a Berlino. Quello che abbiamo nell'ospedale di Chieri è il geroglifico quasi uguale, pressoché uguale, della statua di Nefertiti. Si può notare che anche qui abbiamo tutte le venature del marmo che sono disordinate, che a un certo punto si raggruppano. Poi sopra, dove c'è il cappello, ci sono delle usure che sembrano quasi facenti parte di come quei disegni di bambini in cui vengono tracciate delle linee e si completa il disegno. Sembrano quasi delle usure apposte in un secondo tempo, con un risultato che secondo me è veramente, veramente notevole. E questo direi che è il massimo della bellezza che ho trovato nei marmi, nelle varie figure. Ancora ho trovato poi delle figure che mi hanno portato a parlarne in questi termini, e sono preferito sul Corriere di Chieri perché a un certo punto Nefertiti è diventata famosa, ne hanno parlato, e ero al bar che ne parlavo con un giornalista e sono finito sul Corriere di Chieri con Nefertiti, titolo tutta pagina, Nefertiti compare in ospedale, e mi hanno chiamato in direzione sanitaria, mi hanno chiesto cosa succedeva. Questo è un gamma di un cranio che ho trovato quando ho scritto il cranio cristallo era una piena. Dice che in questi casi un raggio di luce proveniente dall'antico Egitto, che ha in sé l'energia della piramide, che ha in sé la figura della piramide, in qualche modo corporifica e assume la forma dell'oggetto lontano.
questo cristallo sul metavolo che è sicuro che ha una notevole energia. Ancora dal mondo spirituale a volte possono arrivarsi dei messaggi di questo genere, un piccolo cuoricino, dice Rolando. Ci possono essere tanti modi per manifestarsi a noi, secondo delle linee energetiche che fanno sì che la materia in qualche modo si plasmi. Chiaramente l'interrogativo è sempre: è frutto del caso o non è frutto del caso? Questo per esempio è un albero che ha delle connotazioni antropomorfe. Non so se vedete, c'è un viso, sopra c'è le corna lunari, ha una barba, e questi sono gli alberi dove gli alchimisti andavano a cercare la legna per accendersi il fuoco. Questi sono gli articoli che erano comparsi in Corriere dei Chieri, che sono valsi con la mia chiamata in direzione sanitaria. E questo era solo per dare appunto una piccola idea del Games. Cioè, in pratica, il discorso è questo: lo spirito ha veramente modo di manipolare la materia? L'alchimista, nel suo sogno di corporificare lo spirito, ha un delirio oppure può pensare di fare qualcosa di sensato? Sicuramente sono stati scritti migliaia, se non milioni, di libri di alchimia in tutto il mondo. In tutto il mondo questi libri dicono tutti la stessa identica cosa. Quindi è già strano pensare che si possano in qualche modo inventare determinati concetti tutte le persone che si sono dedicate a questo tipo di studi, che risalgono all'antico Egitto. Addirittura gli alchimisti dicono, con un concetto, e poi con questo chiudo, con un concetto che è molto caro, che potrebbe anche giustificare la genesi dei Games, dicono che una cosa che è banale: mentre l'uomo è sempre stato convinto di essere al centro dell'universo, la Terra come pianeta dell'universo, pensava che le stelle, il Sole fossero state messe lì solo per il suo piacere. In realtà nell'universo tutto quello da cui siamo circondati è vita. La manifestazione vita che noi diamo per scontata solo in tutto quello che si muove, in realtà permea tutto l'universo. Se voi pensate, in una foglia ci sono migliaia e migliaia di cellule vive, migliaia di insetti, di microbi che si muovono, che pullulano. La foglia è l'universo. Noi stessi siamo un universo per i batteri, i microbi, le cellule che ci abitano. E in questo pianeta tutto quello che è intorno a noi è vivo. Quindi, dice l'alchimista, è possibile che ci sia questo grosso spreco di spazio, lo spazio infinito completamente disabitato? L'alchimista dice no. Nello spazio che c'è, che permea tutto l'universo, c'è la vita. Esiste un tipo di vita che è impalpabile, un tipo di vita che è molto molto raffinato, è molto, molto sottile, che gli antichi percepivano, che le persone che vivevano non come stiamo vivendo noi, ma vivevano in una dimensione molto più silenziosa, molto più raccolta. I soggetti che erano poi gli sciamani, i maghi, quelli che si dedicavano alla recezione di questi elementi che sono intorno a noi, sono praticamente queste figure, queste entità, queste energie, chiamiamole come vogliamo, queste energie che sono in grado di lasciare delle tracce che noi vediamo, e quando le vediamo probabilmente uniamo la nostra mente con i centri del divino, i centri superiori. Questo è il concetto alchemico di corporificazione dello spirito, spiegato in una maniera estremamente, estremamente semplice, perché la cosa è molto più complicata. Adesso Bruno ci dirà qualche cosa di più. Grazie. Io la domanda che ha posto Mary la rilancio, perché fa parte della tematica più profonda del nostro processo di conoscenza,
La domanda è, dentro le pietre, in questo caso le pietre, abbiamo capito anche non soltanto le pietre, ma anche il cemento, anche delle concrezioni o la muffa, ci sono davvero queste immagini? Oppure è l'occhio con gli occhiali di questo soggetto particolarmente esperto, particolarmente addetto che le vede? Beh, io vi ricordo che cosa succede alla fine dell'Ottocento quando un medico di grande tradizione, di scuola, grandissima, comincia a pensare che all'interno del nostro organismo, forse della nostra mente, in un luogo imprecisato dentro di noi, ci stanno dei simboli che possono emergere alla coscienza se sono analizzati da un esperto, da una persona che ha una particolare attitudine a cogliere le relazioni. Questo medico è Sigmund Freud, che fa una rivoluzione, una rivoluzione copernicana nella storia della medicina e in generale nella storia anche dell'uomo, cioè va a dire all'uomo che non è fatto solo di razionalità, ciò che eravamo assolutamente convinti, e quindi mentre fino al Settecento esiste questa incombente presenza del divino e del sacro, che il Settecento in qualche modo spazza via con la sua rivoluzione laica, poi nel corso del procedere della storia si ritira fuori qualcosa che non è più in alto, che non sta più sopra di noi, quindi nel divino, nelle cose inconoscibili, ma l'inconoscibile è dentro di noi, dentro di noi c'è l'inconscio. Questa cosa che pullula veramente di questo materiale, no? Materiale che insieme è un materiale che vibra, un materiale che è pieno di informazioni, ma che si esprime con simboli. E questa è una cosa sulla quale ci possiamo interrogare, perché ancora adesso possiamo chiederci, ma esiste o no l'inconscio? O esiste soltanto per colui che lo guarda l'inconscio, per colui che lo analizza l'inconscio? Ed esistono questi simboli, e questi simboli dove stanno esattamente? Sono soltanto nella codifica, nella formulazione che fa questa particolare branca della medicina, oppure invece esistono di per sé? E beh, il successore, il suo grande allievo e anche il suo grande contestatore fa un passo più avanti. Carl Gustav Jung arriva a dare molta più attenzione a questo mondo e lo porta a fianco dell'alchimia. Pensa Carl Gustav Jung che in realtà nell'inconscio si muovono queste pulsioni, queste forme, diciamo così, della hubris, della violenza, dell'aggressività mascherata in qualche modo sotto la pulsione sessuale, e però ci sono anche altre cose, quelle cose che poi spiegano in realtà come mai l'aspirazione dell'uomo, l'abbiamo visto in quell'immagine, sia anche verso l'alto, verso il divino, cioè di riscoprire anche quella parte spirituale che è stata cassata per più di un secolo. E quindi Jung comincia a tracciare una sorta di mappa di quello che compare nella presenza della traccia dell'uomo e lo riporta agli antichi saperi dell'alchimia. Ma dice una cosa, e la dice proprio in maniera molto chiara, direi che è la risposta anche al dubbio, quando è che questo simbolo si rivela? Perché il simbolo è lì. Il simbolo è lì da chissà quanto tempo, nella pietra, nell'organismo, nelle cose, nei fenomeni. Però ci vuole qualcuno che si metta gli occhiali e cominci a guardare. E quando questo qualcuno ha improvvisamente cognizione che il simbolo gli vuole parlare, è perché ha un'illuminazione. Jung la descrive questa illuminazione, dice proprio c'è un momento in cui tu hai uno shock. E in questo shock ecco che una cosa si rivela a te, questa è l'epifania di Joyce quando improvvisamente il campanile della cattedrale di Dublino gli appare in un certo particolare modo. Epifania vuol proprio dire questo, la rivelazione di qualcosa che è sempre stata lì, ma che tu non hai mai colto nel suo vero significato. E in quello stesso periodo un grande russo, un grande matematico, un grande fisico, un grande visionario compone la tavola degli elementi, Mendeleev, nella quale si comincia a pensare che il simbolo della materia si compone secondo un ordine che in qualche modo esiste, preesiste a noi, si può riconfigurare l'ordine degli elementi noti, e addirittura Mendeleev lascia nella sua tavola, lascia degli spazi vuoti
che miracolosamente nel corso dei successivi anni verranno a riempirsi con le sostanze che ancora non sono state scoperte. E questo è proprio il segno della capacità, diciamo così, che la rivelazione ha di illuminare l'occhio di un alchimista particolarmente attento. Allora io vi presento Bruno Zese, che è un vero alchimista, non so perché dica che non lo è un vero alchimista, perché l'alchimista fa una cosa, che è una cosa molto importante, cosa che lo differenzia da tutti gli altri. La sua ricerca è una ricerca esistenziale, cioè non c'è un momento della sua vita che non sia dedicata alla ricerca. Avete un po' visto nell'esperienza di Rodolfo Neri che anche lui ha sempre in mano questo oggetto, perché non può tralasciare di documentare ciò che gli appare all'improvviso, questa specie di visione di cui poi deve impadronirsi con un atteggiamento di ricerca successiva molto sofisticata, cioè tornare a casa, cominciare a guardare. Quindi la prima impressione lo colpisce, ma poi l'analisi, il dettaglio lo deve andare a scoprire successivamente. E che cosa fa dunque? Impegna tutta la sua vita, in parte nella scoperta, in parte nell'osservazione, in parte nella comprensione. E forse l'ultimo elemento che più di tutti ci sfugge è la comprensione, perché in fondo le domande che Rodolfo ci ha posto restano in sospeso. Significano qualcosa queste immagini, quella strana richiesta di aiuto, quell'SOS per esempio che abbiamo visto all'inizio nel collarino, è una richiesta di aiuto, è una richiesta per lui, è una richiesta per tutti, oppure non è niente, è soltanto un'interpretazione così, come dire, un po' allucinata, come direbbero gli psichiatri. Beh, intanto diciamoci la verità, la Gestalt Theory Psychology ha veramente portato un contributo enorme allo studio di queste cose. In realtà noi comprendiamo la realtà per queste immagini, tutta la realtà per noi altro non è che un'immagine che si compone e si decompone. Questa è una cosa che noi possiamo esperire in ogni momento, quando per esempio la luce illumina degli oggetti o non li illumina più, e noi non sappiamo più se questi oggetti esistono o non esistono nella nostra percezione reale. E questa è una cosa che veramente ha dato una svolta anche al modo con cui noi impariamo a conoscerci. E questo è forse la cosa che più ci interessa in questa fase. Allora Bruno, vuoi partire? Ti do il microfono. Buonasera a tutti, questa è la prima volta che parlo anche in pubblico, per cui è una cosa abbastanza complicata, penso che spero di far almeno capire i principi di base, perché in effetti non sono... Allora, Rodolfo ha parlato di segni, io ho fatto una tabella con dei simboli per andare a capire che cos'è l'arcano dell'alchimia, perché mi sono sempre chiesto che differenza c'è tra l'alchimia chimica o biochimica, e la risposta, cioè, me la sono tenuta dentro per tanto tempo, fino a quando diciamo all'università, studiando biochimica, avevo scoperto una cosa che mi aveva incuriosito parecchio. Praticamente l'emoglobina ha la stessa formula della clorofilla, e guardando anche negli insetti praticamente questa molecola così complessa era anche presente, ma invece per esempio nella clorofilla sono uguali, cambiano solo un atomo, quindi la clorofilla ha un atomo di magnesio, mentre il sangue, cioè l'emoglobina, ha un atomo di ferro. E negli insetti c'è un atomo di rame, quindi l'emolinfa dell'insetto ha un colore vagamente sul verdastro. E mi sono chiesto come mai una molecola così importante è partita dalle piante e è arrivata fino all'uomo. Doveva essere così molto importante, perché ovviamente si è mantenuta così nei milioni d'anni di evoluzione. Alla fine la risposta l'ho poi ottenuta stranamente in un libro che ho trovato al Mercatino delle Pulci degli anni 20, era intitolato L'Emo Innesto, e ero incuriosito da questo titolo, ho cominciato a leggerlo, e un certo dottor Protti aveva scoperto, sulle tracce della scoperta di un certo Gurbic, uno scienziato russo, il quale aveva scoperto che tutto quello che vive emette una frequenza d'onda sull'ultravioletto. E quindi questa affermazione mi ha subito fatto capire il perché della forma di queste molecole.
È chiaro che la clorofilla, tramite la fotosintesi, è in grado di incamerare la luce solare e quindi di incamerare questa onda nella gamma degli ultravioletti. Ovviamente quando noi la assumiamo, la mangiamo, ovviamente digerita verrà distrutta, e nella distruzione emette una frequenza che è quella praticamente dell'emoglobina, è la stessa frequenza dell'emoglobina, perché l'emoglobina ha la stessa forma, e come dio a diapason l'energia solare attraverso la clorofilla è in grado di passare come energia vitale nel nostro sangue. Quindi questo fatto mi ha già cominciato a farmi capire che c'è un elemento nuovo da applicare. Che differenza c'è tra chimica, alchimia, biochimica? L'elemento nuovo è l'elemento fisico, perché l'alchimia praticamente rispecchia questo elemento fisico. Adesso ve lo farò poi vedere. Ma la cosa importante è che si fa un salto qualitativo, e si arriva a capire veramente che cos'è l'alchimia solo quando noi capiamo che cos'è che succede nel nostro corpo proprio per risonanza. Quindi si parla di frequenze d'onda e di risonanza. La clorofilla è come un diapason che vibra mentre viene distrutto e fa vibrare l'emoglobina. Ora, questa osservazione ci comincia a far capire da dove arriva praticamente, uno comincia a chiedersi che cos'è la vita, quindi, no? La vita che cos'è? È una vibrazione che arriva dall'universo. Un altro autore molto importante è Lakowski, all'inizio del secolo. Questo non è un alchimista, però è uno scienziato che parlava di vibrazioni e di frequenze d'onda. E lui aveva nominato l'universione. L'universione che cos'è? Lui diceva che in tutto l'universo ogni cosa che vibra, ogni corpo celeste, ogni atomo, ogni pianeta, ogni galassia emette una frequenza d'onda. Tutte queste frequenze d'onda viaggiano alla velocità della luce in tutto l'universo. Quindi l'universo non è vuoto, ma è un universo pieno di queste onde. Queste onde si propagano dal corpo che sono emesse alla velocità della luce in tutto l'universo. Per cui noi ci troviamo, adesso ho fatto un piccolo schizzo, spero di... Dunque, allora introduco questo discorso della differenza che c'è tra alchimia e chimica. Quindi l'alchimia ha in più questa funzione fisica. Allora, praticamente i simboli, adesso introduco i simboli alchemici perché non so se li vedete tutti, sono questo, allora il fuoco, l'aria, l'acqua e la terra. Mi sono chiesto parecchie volte perché venivano simboleggiati così. Tramite questa energia che arriva dall'universo, che viene simboleggiata col fuoco, secondo gli alchimisti il fuoco è analogo a queste tre parti, solfo, mercurio e sale. Dal nulla nascono sempre tre cose, cioè la parte positiva, la parte negativa e la parte neutrale. D'altronde nell'atomo c'è protone, neutrone e elettrone. E quindi anche secondo gli alchimisti questa energia che si propaga dappertutto è formata da queste tre parti. Insomma, se non è Dio è il soffio di Dio, cioè quindi praticamente è l'uno e il trino. Allora, questo fuoco che è immane in tutto l'universo, quando colpisce l'atmosfera, questa è la Terra e questa è l'atmosfera che circonda la Terra, quando colpisce l'atmosfera, quindi colpisce l'aria, ed ecco che il simbolo dell'aria è simboleggiato con questa linea superficiale. Quando entra nell'atmosfera dove trova l'acqua, l'acqua è più pesante, si capovolge il vertice, e quando entra nella Terra, praticamente è il simbolo della Terra, perché praticamente è il segno della Terra. Quindi praticamente il verbo, cioè la frequenza, la vibrazione, attraverso i quattro elementi entra nella terra. Ed ecco che, faccio un'analogia, perché fra gli elementi, tra i simboli alchemici e anche quelli religiosi, perché di qui si capisce parecchio di quello che è stato descritto anche dalla vita di Cristo. E quindi vi faccio un esempio, perché è interessante, perché alla fine si riescono a capire delle cose anche della nostra religione, che probabilmente sono state un po' schermate comunque. Allora, praticamente questa vibrazione, che è la vibrazione dell'universo, quando penetra, entra praticamente, è una frequenza elevatissima, che man mano che colpisce, cioè l'aria, loro
filosofico, è l'apis universale. Perché universale? Perché, come abbiamo detto, è energia indifferenziata, quindi addirittura va bene per gli animali, per l'uomo, per le piante e anche per i minerali. Si dice che una pietra non tanto preziosa calata in queste cose diventerà preziosissima. Le piante crescono molto di più, danno molti più frutti con questa sostanza. E l'uomo praticamente cura tutte le sue malattie, forse ancora anche la vecchiaia, perché la vecchiaia è poi una malattia, perché è solo un accumulo di tossine, e quando nel nostro corpo sono al massimo non fanno più avvenire le funzioni vitali, no? Per cui, quindi il problema di base è questo. Allora, questo è la terra, c'è tutto praticamente un lavoro molto lungo da fare con la terra per arrivare poi a queste, diciamo che queste cose che avete visto, questi cristalli, sono queste cose qua. Quindi questo è il primo mercurio. Il primo mercurio bisogna ancora dividerlo nei suoi tre componenti, che è solfo, mercurio e sale, e quindi questo si fa con due tipi di purificazioni. La prima purificazione è stata fatta con l'acqua, infatti anche qua arriva nel Vangelo e nella Bibbia, no? Tipo la purificazione dell'acqua e del fuoco. Si prende la terra dalla quale abbiamo ricavato i sali, si incenerisce e poi quindi si fa la purificazione del fuoco. E quindi tutto un lavoro lungo, perché questi alchimisti erano degli stacanovisti veramente eccezionali. E tutto il lavoro sta poi nel ridurre in polvere i sali e ridurre in polvere la terra, che si metterà insieme, e poi ci sarà una distillazione che porterà ai tre principi, cioè il distillato secco, che darà origine allo spiritus volatilis, cioè allo spirito che verrà catturato in un'acqua, perché dobbiamo corporificare queste cose che sono volatili, no? Quindi la corporificazione si fa appunto facendo gorgogliare questa distillazione dentro l'acqua, e poi anche lì ci sarà il sale volatile. Quindi lo spirito e il sale volatile sono tutti e due volatili. Rimane, qui si chiama caput mortus, che è quello che rimane della terra incenerita, di lì si ritirerà fuori il sale fisso. Quindi questi tre elementi corrispondono di nuovo a solfo mercurio. La sintesi, arriviamo al secondo praticamente mercurio, che è quello di cui parlavamo prima, il Cristo, e alla fine questo simbolo di questo cerchio con il punto è l'oro. Mettendo l'oro nel mercurio, di nuovo si scioglie dentro, dà origine, e qui c'è tutto un lavoro di scaldare al punto giusto, perché se sbagliate un millimetro non succede niente, si arriverà ai tre livelli, ai tre passaggi: il nero, il bianco e il rosso, cioè nigredo, albedo e rubedo. E quindi praticamente tutta l'operazione sta proprio nel riportare quello che nella terra era di impuro alla purezza, fino ad arrivare di nuovo a questo nocciolo color ciliegia che è poi la... Quindi questo è quello che... Questo lavoro dura parecchio. E se sbagli di poco non succede niente, per cui sono parecchie. Allora, dicevo, questa adesso chiaramente avrete capito poco di questo, perché purtroppo bisogna poi... Comunque il principio è questo: noi dobbiamo portare dalla terra quello che è il messaggio dell'universo, e per far questo bisogna fare tutta questa tiritera fino ad arrivare alla massima purificazione. Dunque qui, vabbè, lasciamo perdere questo, perché comunque questo è l'albero, il Sefirot della Kabbalah. Qui viene rappresentato queste parole, vogliono dire nulla, illimitatezza e luce illimitata, no? Quello che viene dal nulla, che si concretizza poi in un punto, quindi il nulla diventa infinito, ed è il simbolo di Dio e anche dell'oro e del sole, no? Quindi, naturalmente dal nulla nascono sempre tre cose, per cui questo punto si dividerà nella parte positiva maschile e la parte femminile. Alla fine di tutto il processo, dallo spirito fino alla materia, manco del regno, cioè è il mondo fisico, è il discorso che avevamo fatto prima.
Questa piramide vuol dire la stessa cosa, il punto zero è rappresentato dal puro pensiero, o se vogliamo da Dio. Questa piramide si divide in 7 parti, la base di tutte queste, di questi triangoli non è nient'altro che il tempo che aumenta, quindi qui il tempo è zero e qui ci sono onde che arrivano praticamente velocissime, delle onde microonde. Man mano che aumenta il tempo, queste onde cominciano a girare su se stesse, pian piano, quindi vedete qui ci sono i raggi gamma, i raggi X, poi qui c'è la qui X e poi c'è la luce, i raggi infrarossi, la luce, i raggi infrarossi e il piano erziano. Il piano erziano, poi quando arriviamo sul piano erziano, questa energia si organizza in atomi. Quindi ecco che dal pensiero, e quindi questo è il piano dell'involuzione, dal pensiero alla materia, e quindi adesso noi per arrivare al discorso di prima dobbiamo partire dal piano erziano fino ad arrivare là, e quindi dobbiamo di nuovo scaldare fin quando tutti gli atomi si spaccano e diventa soltanto più una frequenza velocissima, che è il punto zero, cioè il pensiero, cioè il DNA dell'universo, il nostro, e questa è la cosa mia. Qui vabbè c'è tutta la cosa della Kabbalah, porta poi tutte viene una cosa che va a zigzag, cioè che va a finire poi nella cosa. Quindi vedete come civiltà diverse anche hanno espresso sempre la stessa cosa. Quindi l'alchimia è una materia che tutte le popolazioni antiche conoscevano, forse era nata proprio da civiltà che erano molto più avanti di noi, perché questa insegna il legame che noi abbiamo con la natura e che non possiamo farne meno, parlando di OGM, tra virgolette. Voilà. E dunque, voglio ancora farvi vedere una cosa importante, come analogia del micro e macrocosmo, perché sono questi raggi cosmici di cui parlavamo, che vanno a ionizzare l'atmosfera, come dicevamo, e la rendono positiva come carica. La Terra è negativa, ecco perché poi i fulmini coccano tra due, la parte positiva e negativa. La nostra cellula è fatta uguale, cioè fuori la membrana cellulare e fuori dalla membrana sono tutte cariche positive e dentro sono tutte cariche positive, le negative. Questo crea una differenza di potenziale, ogni differenza di potenziale crea un movimento, chiaro, qui che crea appunto il movimento di cui parlavamo prima. E qui porta, questo è un capillare arterioso che diventa poi venoso, questo capillare porta il nutrimento digerito, quindi aminoacidi, sali minerali, quello che è, che sono appunto negativi perché il sangue è alcalino, vengono attirati dalla parte positiva e poi vengono introdotti nella cellula. No? Allora, la cosa straordinaria è questa, che il sangue, dicevamo, emette raggi ultravioletti, perché l'emoglobina emette raggi ultravioletti. Questi raggi ultravioletti determinano l'alcalinità perché danno la differenza di potenziale, oltre altre cose. E guarda caso, quello che arriva dall'universo è di nuovo un'irradiazione, non c'è solo il Sole, ma c'è gli alchimisti, la Luna, eccetera, su tutti i pianeti, e tutto quello che esiste nell'universo crea questa... e crea comunque il nutrimento della Terra, perché è qui... la cellula si nutre di questi praticamente di questi alimenti e la Terra si nutre dell'universo e quindi per dare origine e vita a tutta la vita che c'è sulla Terra. Quindi è straordinario l'analogia, no? E addirittura delle cariche elettriche, eccetera. Naturalmente le piante con le radici assorbono energia negativa e con le foglie quella positiva. Ed ecco che di nuovo il matrimonio alchemico tra cielo e terra crea la vita. E anche nella cellula, quando ovviamente l'ambiente intorno alla cellula, che si chiama mesenchimo connettivo, è carico di scorie, questo non può più avvenire e, come dicevamo prima, la forte acidità non porta più nutrimento. E speriamo che la Terra resista ancora per un po'. Quindi questa è un'altra analogia che volevo farvi a proposito di micro macrocosmo, e anche qua ovviamente si può parlare non solo più di biochimica, perché la biochimica è quella che praticamente ti dice come la vita gira, quindi come si comporta negli esseri viventi, ma l'alchimia ti dice che cos'è la vita, cioè
dal nulla nascono sempre due cose, quindi dal nulla nascono due cose, positiva e negativa, la quale crea una differenza di potenziale. Questa differenza di potenziale si può immaginare che sia proprio la vita, perché quando non c'è più differenza di potenziale, la vita non c'è più. Quindi se noi mettiamo insieme biochimica e alchimia, otterremo delle altre risposte molto più avanti. Il salto è quello della fisica che noi dobbiamo fare, non dobbiamo solo guardare la chimica ma anche la fisica, perché è proprio lei che va a condizionare. Voilà, spero di... Allora arriviamo magari alla soluzione, non so se sia giusto, ma ci proviamo. Anche perché ci sono grandi maestri che hanno dato un po' la possibilità anche a noi di capire che cosa succede. Allora, mi è sembrato molto chiaro quello che Bruno ha spiegato. Avete visto come scende dal, diciamo, dal cosmo o dal cielo questo fuoco che poi diventa aria, poi diventa acqua, poi diventa terra, quindi si appesantisce sempre di più. E l'alchimista, avete visto questi meravigliosi cristalli che grazie a questa opera indefessa di Bruno, che è l'opera della sua vita, un'opera alchemica quindi, hanno questa forma assolutamente inaspettata di croce. Come che l'hai chiamati i sali della terra, che sono? Cristallo vuol dire, in greco vuol dire sale di Cristo, tra Cristo e genitivo, no? Vuol dire di Cristo e als sale. Quindi troviamo queste continue ricorrenze di simboli, e quindi cosa succede? Che quando noi siamo nella materia, la nostra incarnazione è insieme portatrice di questo fuoco cosmico, che possiamo chiamare anche spirito, e però diventa sempre più pesante, sempre più opaca, ed è la terra, che però è necessaria perché serve a dare il senso di questa incarnazione, l'incarnazione del Logos che deve per forza stare nella terra. E quindi l'operazione alchemica cosa serve? Per rifare il percorso all'incontrario. Serve per ridare di nuovo leggerezza e luminosità alla terra e riportarla verso l'alto, a questo elemento di fuoco. E quindi allora, in realtà, come ci ha spiegato ieri il nostro lama tibetano che abbiamo incontrato, in realtà non è del corpo l'immortalità, ma è dello spirito l'immortalità, quella cosa che permane costantemente, che sale e scende a seconda di come noi riusciamo a fare. E quindi il farmacon catholicon, cioè il farmaco universale che ieri ci hanno detto, altro non è che la nostra verità interiore. Noi passiamo la vita, se lo facciamo in maniera alchemica, per scoprire la nostra verità interiore, cioè per ritornare a ciò che siamo di immutabile, di impermanente e di immortale, cioè il nostro spirito. Quindi questa è un po' la conclusione della serata, che come vedete passa attraverso una serie stratificata di simboli, simboli arcaici, simboli nuovi, che poi tutto sommato tanto nuovi non sono, perché poi anche questi simboli della chimica, questi simboli della recente fisica incorporano dentro tutti questi saperi, queste sapienze antiche che in qualche modo derivano anche da un passato che era molto più vicino all'origine di quanto non siamo noi. Noi siamo in un tempo che gli indiani hanno definito il Kali Yuga, cioè un tempo di oscurità, un tempo quindi molto immerso nella materia. E c'è però intorno a noi un grande fermento, un fermento febbrile di persone come queste, di persone come Rodolfo, che fanno una continua opera alchemica su di sé, e questo aiuta nell'insieme tutta la collettività. Bene, grazie a tutti e due. Volevo solo dire ancora due parole, visto che abbiamo parlato della pietra filosofale, abbiamo parlato di tante cose, volevo solo sintetizzare brevemente quello che ha detto Bruno, cioè che in pratica, perché si dà tutto questo da fare agli alchimisti per cercare la pietra filosofale? Cosa dà la pietra filosofale? Che ne abbiamo parlato tutta la sera. Allora, l'alchimista si aspettava il triplice dono: la salute perfetta, la possibilità di trasmutare l'oro, che
è sempre interessato pochissimo all'alchimista, perché la trasmutazione dell'oro, che io ritengo possibile comunque, perché se no, ripeto, come ho detto prima, in tutto il mondo non si sarebbe scritto così tanto sull'alchimia. Tra l'altro l'alchimia occidentale è uguale all'alchimia orientale, i testi cinesi sono uguali ai testi nostri medievali, sono esattamente identici, cambiano i simboli, cambiano la fraseologia, però il concetto di base è sempre lo stesso. Posso fare un inciso, perché è giusto quello che stai dicendo. Cioè, una cosa che non ho detto era questa, che l'oro minerale, cioè l'oro metallico, dicevamo, è morto perché è stato fuso, quindi non ha più lo spirito. Il mercurio, il secondo mercurio di cui parlavamo, e invece è lo spirito dell'oro. E per cui ecco perché l'oro si fonde, perché lo spirito lo penetra e lo scioglie. E quindi quando noi abbiamo questo mercurio, non è nient'altro che il seme dell'oro, il seme vivo dell'oro, per cui se noi mettiamo un altro metallo dentro, questo metallo si verrà trasformato in oro perché si perfeziona. E quindi la natura lo fa già in migliaia d'anni e l'alchimista come opera artistica lo può fare in meno tempo. Quindi era solo per fare l'inciso. E quindi dicevo che il concetto di corporificazione c'è in tutte le religioni. Nella nostra abbiamo Adamo ed Eva che vivevano felici nel paradiso terrestre, a un certo punto si rompe qualcosa, vengono cacciati dal paradiso terrestre e diventano esattamente come noi, tu donna partorirai con dolore, cioè è successo un disastro. Prima per il taoismo, prima c'era il Tao, poi venne, dopo si perse il Tao, venne la virtù, poi si perse la virtù, venne la giustizia, cioè in pratica si è rotto qualcosa. L'alchimista vuole ottenere, non solo dal punto di vista teorico, ma lavora per ottenere la pietra filosofale, che poi non è altro che un elemento che è al di fuori di questa roba. Cioè, il miracolo, se ci pensiamo bene, non è tanto la Madonna che riesce a partorire il Cristo. Il miracolo è essere, avere a disposizione una persona che è al di fuori dell'errore. Allora, se la Madonna è al di fuori dell'errore in cui siamo, certo che può partorire il figlio di Dio. Questo dal punto di vista metaforico è quello che si propone l'alchimista, quello di avere un elemento talmente puro che è al di fuori dell'errore. Ma se io ho un elemento che è talmente puro che è al di fuori dell'errore, ho il farmaco Catholicon. Allora io posso curare qualunque tipo di malattia e abbiamo il primo dono della pietà filosofale, la salute è perfetta. Posso trasmutare i metalli vili in oro, quindi non ho più l'affanno economico, ma il dono più ambito dell'alchimista è quello che quando ho una entità che è al di fuori dell'errore ho anche la conoscenza universale, quello che era l'inconscio universale di Jung, cioè io praticamente so tutto, raggiungo la conoscenza assoluta ed era questo il premio più ambito degli alchimisti puri, dei filosofi che volevano. C'è una bellissima stampa del Meyer, dell'alchimista, che questa è abbastanza famosa, quindi magari la visualizzate oppure la potete trovare in giro, che squarcia il cielo e mette la testa fuori e guarda, perché finalmente ha raggiunto la conoscenza assoluta e riesce a vedere stelle, vede tutto, ha capito realmente il meccanismo. A quel punto, avendo la possibilità di essersi portato al di fuori dell'errore, ha la salute perfetta e non muore più. Cosa che rientra anche nei concetti biblici, perché Matusalemme si dice che si è vissuto 1000 anni. E perché non credere a queste cose? La nostra vita, tra l'altro, si sta aumentando, si sta allungando. E quindi probabilmente con degli accorgimenti opportuni, se solo seguissimo determinate cose, fossimo meno schiavi di tutto quello che è la pubblicità in giro, questo modo di vita un po' perverso, da cui siamo tutti poi magari anche attratti, perché poi stare nella materia è anche bello. Quando uno riesce a infilare la direzione giusta, vivere in un mondo materialista, materiale, anche gratificante. Probabilmente non avessimo perso tutta la dimensione spirituale come era in determinate altre epoche, probabilmente saremmo attratti da un altro tipo di vita. La materia è Grazie. È l'esperienza dell'evoluzione, per questo è importante. E allora concludiamo con la pietra. Angelo Giovanni, la pietra scartata dagli operai è diventata pietra d'angolo della costruzione della chiesa. Direi proprio che con questo chiudiamo anche l'inizio di Alberto
e credo che ci sia spunto per una lunga personale riflessione che tutti voi potrete condurre anche accompagnati da queste cognizioni che mi sembrano anche delle stampelle per accompagnarci nel percorso della vita che spesso ci pone degli interrogativi che sembrano senza possibile risposta.